Ok, allora ripartiamo e dopo aver toccato l'aspetto, approfondito l'aspetto dell'intelligenza artificiale, ora cambiamo, andiamo in un'altra delle categorie che questa mattina Gabriele Lolli ha illustrato come uno degli ambiti, dei grandi contributi di Turing, e che è quello della morfogenesi. E cominciamo, in realtà abbiamo due seminari che toccano l'argomento. Il primo è di Giuseppe Longo, che davvero immagino tutti conosciate, quindi non c'è bisogno davvero di introdurre, e che parla del contributo di Turing dalla macchina alla morfogenesi, l'importanza dei risultati negativi. Grazie. Grazie a Gabriele Lolli e a Pier Giorgio Audrifredi per aver già, con alcuni cenni, in un caso alla morfogenesi e all'altro sui risultati negativi, aperto la via a quello che racconterò, esattamente poi nella direzione in cui mi muoverò. Non parlerò solo della morfogenesi, io farò soprattutto vedere la transizione dalla macchina a stati discreti, come Turing stesso chiamerà la sua macchina, alle analisi del continuo dei sistemi dinamici per la generazione delle forme, in una fisica del vivente, come Turing sa benissimo che sta facendo e dice di facendo, nell'ultima parte, ma non minore, della sua attività scientifica. E così vorrei inquadrare questo in un gioco che lui fa fra dei risultati negativi. E appunto Pier Giorgio ha accennato alcuni grandi, forse il primo grandissimo è il teorema di Pitagora, l'irrazionalità di una costruzione fatta con riga e compasso, no? Che fu una svolta. E io parlerò di un altro paio, fra i cui appunto si muove Turing, ce ne sono tantissimi altri, in matematica, in fisica, ma quest'altro paio, quasi come quello antichissimo, in realtà modificano filosofie della conoscenza, o addirittura filosofie della natura. Ed è lì che Turing entra in maniera non trascurabile. E appunto io penso evidentemente al teorema di indecidibilità che lui propone, che è sulla filiazione del teorema di Gödel, che cita abbondantemente nel suo testo del 36, e sappia bene, appunto, è una risposta negativa a un problema posto da Hilbert nel Novecento sulla dimostrabilità formale finitista della coerenza aritmetica, tramite anche nel frattempo, e anzi innanzitutto dimostrando l'incompletezza e quindi rispondendo negativamente anche a un'altra congettura hilbertiana successiva riguardante l'espressività dei sistemi formali. E Turing darà un risultato più facile, come lo stesso dice, di quello di Gödel, molto più facile da esprimere, però si basa su una tecnica gödeliana, la codifica, e per di più in realtà è molto più debole, perché non implica l'indimostrabile coerenza formale dell'aritmetico dei sistemi che la contengano. Quindi dà una variante estremamente più semplice, estremamente elegante, appunto, ma non così potente come quella del teorema di Gödel. Quindi questo risultato negativo stimola il suo lavoro e gli permetta di definire la macchina. La macchina è definita per precisare che cos'è calcolabile al fine di dare una funzione non calcolabile. Questo è l'interessante del passaggio che fa Turing, come Gödel del resto. Ma c'è un altro grande risultato negativo cui farò riferimento molto brevemente, è il teorema dei tre corpi di Poincaré. Poincaré dimostra che in un sistema di equazioni relativamente semplice, sul piano 12 equazioni, la determinazione equazionale non consente la predizione a causa di effetti di interazioni che danno luogo alla struttura non lineare delle equazioni, e questo, capirà Poincaré, comporta un'intrinseca impredittibilità di un sistema peraltro determinista. Questa è una realtà, una svolta di pensiero grossissima, in cui Poincaré non solo fa un lavoro tecnico straordinario, accorgendosi peraltro di un errore che aveva fatto all'inizio, ma il passaggio che fa di grande audacia è di dare senso a un risultato negativo. Cioè lui capisce che l'assenza di soluzioni analitiche, per via di alcuni fatti tecnici che sono divergenze di alcuni fattori, va interpretata fisicamente con quello che poi si chiamerà la sensibilità alle condizioni iniziali, eccetera. Quel che è interessante è che Turing giocherà sui due, e nel secondo caso utilizzerà appieno quel che interessa dell'approccio alla geometria dei sistemi dinamici, cioè le questioni che lui chiamerà di exponential drift, che è la sensibilità alle condizioni iniziali. Gli interessa di essere on set of instability, come vedrete, cioè all'insorgere della instabilità in presenza di biforcazioni, tutte nozioni dovute appunto all'approccio ai sistemi non lineari dovuto a Poincaré. Ma, come dirò, in questo sarà un iniziatore molto importante di un filone di grande rilievo in biologia e matematica.
Dunque, come vi dicevo, qual è questo ruolo dei risultati negativi? E Poincaré lo dice molto chiaramente, in contrapposizione filosofica a Hilbert, dicendo no, non è vero che noi conosceremo, anzi, sono proprio dei risultati che pongono dei limiti alla conoscenza che aprono nuovi campi. È quello che lui fa, perché nell'analisi inventa una serie di nozioni, la sezione Poincaré, le bifurcazioni, inventa la geometria dei sistemi dinamici, inventa, vi ripeto, l'interpretazione fisica dell'assenza di un risultato, cosa che io non so se è stata mai fatta prima in fisica, e perché è già difficile interpretare una soluzione di un sistema di equazioni e dargli un senso fisico, quando non c'è, normalmente un matematico dice, beh, cambio sistema, lavoro un'altra cosa. Lui invece dà un senso fisico alla dimostrazione negativa. E questo quindi è proprio una revisione di una filosofia, perché? Beh, perché l'ipotesi di Laplace è quella, lo dice letteralmente, dobbiamo poter dedurre completamente i fatti della meccanica celeste. E lui dice no, non si può, e questo non si può, ha un grande interesse matematico e fisico, è un apporto di conoscenza. E così con Gödel, il quale risponde negativamente a un'ipotesi di completa conoscenza formale delle strutture della matematica, e costruendo innanzitutto con rigore cosa vuol dire dimostrare e calcolare in modo formale. Perché di nuovo, per poter dire che esiste l'incalcolabile, e questo Di Freddi l'ha detto molto bene, bisogna avere una teoria rigorosa del calcolabile, per poter dire, ecco, c'è qualcosa di non calcolabile. È quasi più difficile, insomma, è difficile comparare, ma certo è più difficile che trovare l'esempio di funzione calcolabile, ovviamente, o in generale l'esempio di una proposta di conoscenza. E questo ha comportato una significativa revisione o comunque una forte invenzione della matematica. In fondo la logica matematica fino al 31, i miei colleghi mi correggano, però che c'è poco, c'è Lovenheim-Skolem, compattezza, insomma, teoremi la cui prova un po' facilina. Dopo Gödel esplode, perché esplode? Perché c'è la calcolabilità. La teoria dei modelli, il fatto di dimostrare che non tutti i modelli sono logicamente equivalenti, motiva a fare una teoria dei modelli. Se avesse avuto Hilbert, forse ragione Hilbert, forse non era molto interessante. La teoria della prova, Gensen, proprio perché è l'indimostrabile coerenza dell'aritmetica è un problema posto, allora nasce quella che si chiama l'analisi ordinale e così via. La logica matematica nasce da questo risultato, o almeno la parte più significativa, più grossa, matematicamente pesante, nasce da questo risultato negativo. C'è una cosa in comune fra questi due risultati, tutte e due motivano la sconfitta del progetto originario dall'interno, cioè non è che Poincaré cioè il sistema di equazioni è un processo fisico, dice ah guardate non posso predire il processo fisico con questo sistema di equazioni, no, lui fa un'analisi delle equazioni, fa vedere che la struttura nello spazio delle fasi, delle traiettorie è tale per cui le biforcazioni, le orbite omocline, cioè le orbite che sono fra varietà stabili e instabili, è tale per cui se questo modello viene utilizzato per capire il processo fisico, una perturbazione, una fluttuazione al di sotto del misurabile può indurre scelte diverse delle traiettorie totalmente impredittibili. E come dice, esplicitamente, questo è l'aleatorio classico. Quindi in realtà Poincaré allarga la determinazione possibile tramite le equazioni, includendo in esso l'aleatorio, che non è altro che determinazione impredittibile. La fisica classica e relativistica sono deterministe e all'interno però contengono l'aleatorio perché è dato da situazioni tipicamente non lineari o comunque di impredittibilità dinamica. E, per inciso, quando uno legge nel 70 il caso della necessità di Monod, fa una distinzione fra aleatorio e determinazione che è quella di Laplace. 90 anni dopo non ha capito che c'è stato Poincaré tutto il filone. Purtroppo questo ha marcato la teoria dominante in biologia molecolare. E, dunque, Turing, come vi dicevo, dà a suo modo una risposta negativa al problema delle decisioni di Hilbert e in maniera diversa da Gödel, perché Gödel fa una trattazione matematica, insomma inventa una classe di funzioni da matematico, inventa una macchina, e adesso cercherò di raccontare in che modo, come sistema di scrittura e riscrittura meccanica, per fare, diciamo, calcolare una classe di funzioni che poi risulterà equivalente. Gödel stesso riconoscerà che l'approccio di Turing è il più
più evidente, il più efficace, quello che dà in fondo un senso anche più generale al suo teorema, perché dice a questo punto i sistemi di calcolabilità, l'abbiamo capiti tutti, e sono pertinenti, cadono sotto il controllo del teorema di indeducibilità e in particolare quello di indimostrabile coerenza. Poi nel 52 farà uso dei sistemi non lineari alla Poincaré per capire un sistema di costruzione di forme fisiche in biologia, e qui con un'analisi profondamente diversa dall'approccio che gli ha fatto inventare la computazione, diciamo profondamente non computazionale, ponendosi poi il problema della correlazione al calcolo effettivo con grandissima pertinenza e acume, su cui credo Sara Franceschelli tornerà più a lungo. Vediamo allora come passare fra questi articoli. Farò riferimento al primo e al terzo di questi tre, quelli intermedio solo molto brevemente come punto di passaggio. Sono veramente articoli straordinari. Io, come tutti i matematici, non avevo mai letto gli originali, ecco, è normale purtroppo, e però stimolato da quest'anno, insomma, da un certo numero di inviti a parlare di Turing, li ho letti e sono rimasto affascinato, perché insomma questo è anche conduce il lettore alla costruzione dei concetti, cioè il suo non è una scrittura secca come hanno tanti matematici, più che legittima, è veramente, ci mette pagine e pagine a definire la sua macchina, che si può definire in 7 righe, ma perché ti ci porta con mano e fa vedere come sta pensando. Ecco, insomma, non so, ecco, Darwin, un altro che un po' scrive così, è veramente uno scrittore che ti rende partecipe. E quindi, soprattutto nell'ultimo e nel primo, che sono quelli più tecnici, si ha un apprezzamento di cosa intende veramente dire. E c'è questo suo passaggio dalla macchina codificata sulle strutture di discreto alle strutture dinamiche, che vi farò vedere, è per lui una svolta di conoscenze, un grande arricchimento. Vorrei alcune citazioni di Turing. Allora, un uomo nel processo di calcolare un numero reale, normalmente si calcola scrivendo certi simboli sulla carta, possiamo supporre che questa carta sia divisa in quadrati come il quaderno di scuola di un bambino, il comportamento del computer è determinato ad ogni istante dal simbolo che egli sta osservando e dal suo stato mentale in quel momento. Il calcolo è scomposto in operazioni semplici che sono così elementari che non è facile immaginare che possano essere scomposte ulteriormente. Lo stato mentale del computer. Cosa sta facendo Turing? Vuole portare agli estremi il programma di Hilbert, che parla di una potenziale meccanizzabilità della deduzione umana. Turing nell'articolo non inventa una macchina, o meglio ci arriverà a inventare la macchina alla fine dell'articolo, ma quello che lui inventa è una pratica rigorosa del ragionamento potenzialmente meccanizzabile. È un uomo che sta facendo i calcoli sui quadratini e lo chiama sempre he, è un essere umano. E il suo stato mentale, questo che contiene le istruzioni, è lo stato mentale di un uomo che deve obbedire a delle istruzioni. Che cos'è essere un human computer? Questo è quello che lui sta inventando e questa è l'originalità della sua idea. Il computer lavora in modo così pedisseco che egli non fa mai più di un passo alla volta. Il computer umano è supposto seguire regole fisse. Egli non ha alcuna autorità per deviare da queste regole in alcun dettaglio. Egli ha anche una quantità illimitata di carta su cui fa i calcoli. Può anche effettuare le sue moltiplicazioni ed addizioni su una macchina da tavolo, ma questo non è così importante. È difficile immaginare qualcosa di più umano di un ente che può utilizzare anche una macchina da tavolo, ma questo non cambia l'espressività, è solo una questione di comodità. Infine, possiamo costruire ora una macchina che fa il lavoro di questo computer. L'idea che sta dietro il computer digitale può essere spiegata dicendo che queste macchine
sono intese effettuare ogni operazione che possa essere fatta da un computer umano. Ecco, così lui arriva effettivamente a inventare la macchina, scomponendo un'attività di calcolo anche deduttivo, in questo modo minimale, atomico, massimamente semplice. Non si può far di più semplice, la pratica è totalmente pedissequa, bisogna essere perfettamente stupidi per seguirla, bisogna, non è che basta, e questo gli permetterà allora di dire: allora posso fare una macchina. Adesso passiamo alla morfogenesi, un attimo, lo vorrei fare gradualmente. Dunque, Turing inventa questa macchina che chiama Logic Computing Machine, mi pare che sia Church qualche tempo dopo che la chiamerà Turing Machine, ma lui la chiama macchina logica, sta lavorando in logica, lavora un problema di Hilbert e porta al massimo questa idea della potenziale meccanizzabilità, a questo massimo che a dire, beh, ma poi potremmo proprio fare una macchina che agisce in questo modo, come questo human computer. Poi torna ad interessarsi nel dopoguerra a questioni di fisica, in realtà, attraverso la fisica e la biologia, lo farà gradualmente, ma questo lavoro occuperà circa 6 anni a tempo parziale all'inizio, poi gli ultimi paio d'anni credo a tempo pieno, da quello che ho letto. La questione appunto della generazione delle forme, quel disegnino della madre del Turing naturalista è qualcosa che Turing ha sempre in mente, cioè in realtà il suo sguardo sulla natura è una componente del suo approccio alla conoscenza, accanto evidentemente la sua, il suo passato, la sua attività fino a quel punto eminentemente da logico. E vediamo un po' di inquadrare la questione. Come vi accennavo prima, c'è questo bellissimo programma, il programma di Newton e Laplace, che è quello della scrittura equazionale del mondo. È un programma straordinario che ancora oggi i fisici fanno, che devono fare i fisici? Scrivono equazioni, come dice Newton. Bisogna scrivere equazioni, risolvere equazioni. Nell'ambito di questo progetto grandissimo, ancora oggi attuale, Laplace fa questa congettura molto ambiziosa di dire: quando ho la determinazione equazionale, ho la predizione, salvo delle nuances presque insensibili, dice, ma che non devono aver luogo in quei sistemi matematici, in quei sistemi fisici di cui conosco la stabilità, come il sistema solare, devo dimostrare la stabilità del sistema solare. E no, gli dirà Poincaré, il sistema solare è intrinsecamente instabile e totalmente impredittibile. Ci sono oggi risultati che quantificano l'impredittibilità dinamica del sistema solare, che poi non è molto, globalmente, dimostrabilmente non si può predire al di là di 1 milione d'anni, cioè possiamo benissimo perdere Plutone tipicamente, chissà quanti pianeti abbiamo perso e acquisito, perché non si può neanche retrodire. Ora, questa presenza dell'aleatorio, dell'impredittibile, perché impredittibile vuol dire aleatorio rispetto alla teoria intesa, aleatorio vuol dire impredittibile rispetto alla teoria intesa, è quello che in realtà interessa Turing nella sua svolta verso la morfogenesi. Ora, appunto, non sono uno storico, ma mi pare di capire che dopo Poincaré, non, malgrado l'impatto, insomma, di conoscenza dei suoi risultati, pochi ci lavorano: ad Amar, col flusso geodetico, sulle superfici a curvatura negativa, Pontryagin, Birkhoff. Ma prima del 50 non c'è moltissimo lavoro. E se pensate che il teorema CAM, che inizia con Kolmogorov, è del 53, la prima versione, effettivamente Turing è veramente un pioniere nel riprendere questi sistemi dinamici, sistemi di equazioni non lineari. E per di più, le trattazioni e discussioni per lo più erano in meccanica celeste, e lui le applica a un problema di interazione fisica nel vivente. Cercherò di raccontarvi in che modo. Dunque, quindi c'è questo passaggio che avviene e gli fa cambiare lo sguardo sulla sua macchina. Prima una macchina logica, in cui pensava di poter fare la logica come la fanno anche gli esseri umani, in realtà. Sì, sì, certo, sfugge qualche funzione, qualche teorema, ma sono costruzioni diagonali. Poi invece la guarda dal punto di vista fisica e gli cambia nome, la chiama Discrete State Machine, già nell'articolo del 50, quello sul gioco dell'imitazione. I computer digitali considerati nella sezione precedente possono essere classificati fra le macchine a stati discreti e possono in effetti mimare le azioni di un computer umano molto da vicino. Ecco appunto il gioco dell'imitazione. L'articolo del 50, io non ne dirò molto, lo leggo solamente dal punto di vista matematico, cioè c'è questo gioco uomo-donna, forse dirò due parole, ma fra le righe ci sono osservazioni di tipo matematico, del tutto informali,
che raccontano di quello che lui sta facendo verso la morfogenesi, cioè verso i sistemi dinamici non lineari. In una macchina a stati discreti, dato lo stato iniziale della macchina, è sempre possibile predire tutti gli stati futuri. Questo ricorda il punto di vista di Laplace. Turing è perfettamente cosciente che la sua macchina, una volta data la determinazione, non essendo soggetta alle fluttuazioni e perturbazioni al di sotto della misura, una nozione che non esiste nel discreto, è una macchina laplaciana. Perché, attenzione, questo è il nodo, cosa vuol dire discreto? Quando lui dice discrete state machine sta dicendo di qualcosa di molto solido dal punto di vista matematico. Credo che in matematica sia un solo buon modo per dire che una struttura è discreta. Quando la topologia indotta discreta è naturale. Ora i matematici sanno che cosa vuol dire naturale, nel senso che se uno mette la topologia discreta sui numeri naturali non è naturale, sui numeri reali non è naturale, non ci si dimostra niente. Cioè la naturalità è una questione relativa al fatto della costruzione matematica e sui numeri interi la topologia discreta è naturale. Questo impedisce di cogliere questo punto cruciale della misura fisica che ha come conseguenza della strutturazione della matematica la topologia per intervalli continui. Cioè la misura descritta come un intervallo, perché in fisica classica e relativistica questo è un principio della misura, che è essenzialmente un intervallo, è rappresentata da Newton in poi matematicamente nel continuo, che poi sarà specificato alla Cantor, ma comunque nel continuo, e la fluttuazione e la perturbazione al di sotto della misura, quello che dimostra Poincaré, concorre causalmente all'evoluzione del sistema anche a livello macroscopico, cioè una fluttuazione, una perturbazione al di sotto della misura non consente la predizione della dinamica. Quando uno ha una macchina a stati discreti, questa, dice Turing, è laplaciana e insisterà più volte su questo punto. Il sistema dell'universo, nella sua globalità, è tale che un ben piccolo errore nelle condizioni iniziali può avere un enorme effetto in tempi successivi. Lo spostamento di un singolo elettrone di un miliardesimo di centimetro ad un certo momento può fare la differenza fra la morte di un uomo a causa di una valanga un anno dopo o di suo sfuggirle. È una proprietà essenziale dei sistemi meccanici che abbiamo chiamato macchine a stati discreti che questo fenomeno non ha luogo. Anche se si considera le macchine fisiche effettive invece di macchine ideali. Ecco, più volte, due volte in realtà, nell'articolo sull'imitazione Turing insiste che la sua macchina è laplaciana, insiste su questa questione che l'universo non lo è, addirittura poi dirà che neppure il cervello. Il sistema nervoso non è assolutamente una macchina a stati discreti. Un piccolo errore nell'informazione sulla grandezza di un impulso nervoso che entra in un neurone può fare una grande differenza nella grandezza dell'impulso in uscita. Nel sistema nervoso i fenomeni chimici sono almeno altrettanto importanti di quelli elettrici. Cioè, innanzitutto lui dice la mia macchina a stati discreti non è in alcun modo come il cervello. Poi, facendo il gioco dell'imitazione, discenderà col modello. Racconterà come lui, facendo un modello dal morfogenesi, dà un'interpretazione causale a un fenomeno fisico. Qui invece assolutamente non vuol farlo, fa un'imitazione. E lì fa un'osservazione finissima. E dice cioè che quello che lui intende per meccanicità è tipicamente rappresentato dal sistema di scrittura e dal sistema scrittura alfabetico, perché dice lo possiamo fare con un numero finito di segni, invece gli ideogrammi sono un'infinità potenziale. Queste sono una serie di perle nel suo articolo sull'imitazione, ahimè trascurate. C'è prima di tutto questo apprezzamento del gioco fra discreto e continuo, che sarà la sua preoccupazione centrale nell'articolo sulla morfogenesi. C'è questo discriminare rispetto alla macchina discreta rispetto al continuo, che gli fa dire qualcosa di radicale sul cervello. Non è assolutamente una macchina a stati discreti, però posso fare il gioco dell'imitazione. Io adesso non vorrei rientrare in alcune cose di una storia possibile dall'invenzione della scrittura fino a quella della macchina, cioè il fatto inerente, essenziale e fondamentale che la macchina di Turing sia una macchina alfanumerica.
fa parte di questa tradizione straordinaria che noi abbiamo di discretizzazione del mondo tramite la scrittura alfabetica, che è proprio della nostra cultura. Questa invenzione incredibile che è stata fatta 3300 anni fa dell'alfabeto, che si differenzia in maniera radicale dalla scrittura geroglifica e ideogrammatica. Perché, vedete, la transizione dai disegni di Lescaut all'ideogramma la si coglie, c'è questo senso nel disegno, nell'evocazione del concetto, del contesto. Questi matti della tribù d'Altam, che nel 3300 si inventano una notazione musicale, focalizzandosi sui pitch consonantici, e che ci hanno dato questa prima immagine discreta del mondo, fanno una rivoluzione che avrà un impatto enorme sulle nostre culture. Democrito scrive delle lettere per gli atomi, eh? È proprio questa atomizzazione del mondo di grandissima potenza espressiva che diverge radicalmente. I calcolatori cinesi, le macchine di calcolo cinesi, sono macchine geometriche, proprio tutt'altro universo concettuale. E questa macchina alfabetica, lui lo sa che è una macchina alfabetica, dirà gli ideogrammi sono tutt'altra cosa rispetto alla scrittura, quella contiene una meccanizzabilità. Su questo ho scritto una noterella che potete trovare sulla mia pagina web con un storico e filosofo dell'invenzione della scrittura. Ma non mi dilungo più su questo, ecco, ma di nuovo, qualcuno che pensa che la scrittura e la sua manipolazione sia un assoluto da paragonarsi all'intelligenza umana, perde il senso della storia, un po' come tutti i discorsi sulla mind, che vengono soprattutto dal mondo anglosassone. C'è questa mind con la coscienza esaminata al di fuori della storia biologica e umana, come se la coscienza, il nostro mind, non fosse un costituito biologico e di una storia umana. C'è quel bellissimo testo di James sul crollo della mente bicamerale, in cui addirittura si fa vedere come nel passaggio dall'Iliade all'Odissea c'è un cambiamento radicale del discorso sull'io, sul corpo, sulla coscienza. Ma qual è la coscienza dell'uomo dell'Iliade? Con Odisseo si fa una svolta, Odisseo pensa, dice io, mai dicono i personaggi dell'Iliade io, mai raccontano. Mai neanche il corpo è tutto intero, ci stanno le membra che si muovono, che agiscono. Cos'è questa mind della tradizione anglosassone fuori dalla storia? Giustamente un mio amico diceva quella della common law, per cui una legge del 1200, una sentenza del 1200 si applica ancora oggi. Noi che abbiamo una storia, con le costituzioni facciamo delle rotture e diciamo no, la legge storica non va al di là. Comunque al di là di questi discorsi ci sono dietro dei miti, degli errori direi filosofici dietro questo discorso astratto su una presunta mind senza storia, biologica innanzitutto e poi anche umana. E Turing è cosciente, perché quella frase, quel suo parlare dell'ideogramma è solo un cenno portentoso. Io sono un po' esterrefatto, vi è stata poca lettura anche di quelle cose che dice sulla intrinseca impredittibilità dei sistemi dinamici già nell'articolo del 50. Ecco, a quel punto arriva sulla morfogenesi. Chiaramente quei discorsi sono una conseguenza del lavoro che sta facendo già da alcuni anni, appunto sui sistemi dinamici. E cos'è questo articolo? Beh, è un articolo, in realtà, che appartiene a questo filone di matematica del continuo, che lui utilizza per trattare un caso di diffusione chimica, diffusione di colori in realtà. Un contesto molto limitato, poi farà alcune riflessioni più generali, molto prudenti, perché è veramente straordinaria la prudenza scientifica, negli articoli scientifici, a differenza di alcune provocazioni alla radio, alla televisione, no, alla radio e sui giornali, articoli scientifici, Turing è molto accurato. E lì dà alcune nozioni, che non sono uno storico, quindi forse Sara meglio di me potrà compararle, veramente originali sulle dinamiche non lineari. Prima di tutto chiama il suo un modello e dice esplicitamente il modello sarà una semplificazione di idealizzazione e potrebbe essere anche falsificato, può essere oggetto di falsificazione, una falsificazione, e differisce lì dall'imitazione. Questa è una differenza fondamentale, l'imitazione non dice nulla sulla struttura causale soggiacente. Il modello cerca di raccontare, tramite un sistema di equazioni, cerca di raccontare la causa, azione, la reazione, diffusione, che segue a un processo chimico. Quindi la differenza che fa, che purtroppo non è esplicita tematicamente, ma che è chiara, che
su cui un po' ho scritto: l'imitazione non si impegna in alcun modo sulla struttura causale, non intende in alcun modo dare un modello nel senso matematico, fisico-matematico, e invece lui intende fare un modello nel caso della morfogenesi. La contrapposizione è netta, questa è, diciamo, una versione moderna del suo sistema, che è stato poi molto sviluppato, enormemente applicato. Lui, evidentemente, dal punto di vista della soluzione numerica, che fa con le mani, e Turing tratta l'approssimazione lineare e di quella discute alcuni componenti, ma il grosso della discussione matematica è quello informale sulla situazione della non linearità, quando intervengono i termini non lineari. La funzione dei geni si pensa che sia puramente catalitica. Si può quindi pensare che i geni abbiano un'influenza sulla forma anatomica dell'organismo, nel senso che determinano la velocità di queste reazioni che si catalizzano. Ecco, una breve interruzione, talvolta c'è stata della confusione. Morfogenesi, i morfogeni non sono geni nel senso segmenti del DNA. Per Turing sono agenti dinamici delle forme. E poi parla del DNA alla fine dell'articolo e dice: questi geni potranno al più avere una funzione catalitica. E propone qualcosa di straordinario, che è totalmente attuale. Lo stesso velocità di produzione della reazione chimica a partire dai geni come frammenti DNA può essere quello una componente del gioco dinamico. Vedete, c'era già dal 44 il famoso libretto di Schrödinger sul DNA. Scusate, sui cromosomi, non c'è ancora il DNA, ma la struttura, i cromosomi, la grossa molecola è stata isolata dal 1905 da Morgan, e Schrödinger lancia questa congettura audacissima, dire: lì dentro c'è una codifica della generazione delle forme. E Schrödinger, essendo un grande, è cosciente di quel che dice, eppure lui dice esplicitamente: sì, ho ragione, se c'è una codifica nel DNA della generazione delle forme, saremo nella posizione del demone di Laplace, lo dice pari pari. E sviluppa però il progetto, che è di grande audacia, perché in fondo, se pensate, Gödel e Turing codificavano stringhe di lettere. La codifica, certo, l'hanno inventata loro. Schrödinger concepisce che si possa codificare con un cristallo periodico, cioè con una sequenza lineare, si possano codificare delle forme, e che non è una cosa da niente. Oggi codifichiamo qualsiasi forma con sequenze di 0-1, codifichiamo la musica e tutto. Io credo che sia il primo che lo dice. Sul vivente è totalmente sbagliato, ma sulle pratiche informatiche è assolutamente straordinario. Ora, il fatto di cogliere la natura alla prasciana dell'ipotesi per Schrödinger è quello che lo motiva poi a fare la seconda parte del libretto. Allora dice: dimentichiamo totalmente quello che ho raccontato sulle codifiche dei cromosomi, e fa un'analisi sui flussi di energia, sulla produzione di entropia, fa un'analisi nel continuo delle dinamiche del vivente. In questo c'è una comunanza, diciamo, adesso non posso a lungo parlare di Schrödinger, che peraltro è l'ambito di cui più mi occupo attualmente, ma c'è una comunanza. Schrödinger, il matematico del continuo, dell'equazione negli spazi di Hilbert, inventa questa idea bellissima della codifica nel DNA, in cui dice: quando l'avremo totalmente decodificato, quando Venter lo farà nel 2000, sapremo tutto sul vivente, perché saremo nella posizione del demone di Laplace. Come ci ha detto Venter, seduto alla destra di Clinton, nel 2000, entro 10 anni, avremo risolto tutte le malattie genetiche e il cancro. Non ce n'è una, non ce n'è una di terapia. Comunque, Schrödinger sa quel che dice, e sa anche Turing quel che dice. La mia macchina, dice, è laplaciana. Ora, questa scelta di Turing non è una cosa da niente, è tutta una visione di una filosofia della natura che, appena accennata nell'articolo, e che lui sviluppa in interviste, in un dialogo con Gandhi, e su cui credo Sara ritornerà, appartiene, si iscrive Turing in questo filone dell'inglese molto interessante, Darcy Thompson e Waddington, sulla costituzione, la co-costituzione nell'interazione delle forme del vivente. È totalmente contrario al disegno precodificato. Turing, lui l'inventore della codifica del programma, proprio non gli piace la questione. Per lui il vivente, l'embriogenesi, accennerà anche alla fine dell'articolo, è una questione di co-costituzione dinamica di forme.
cioè fa questo salto in cui l'inventore di un approccio che sarà fondamentale, quello della macchina stati discreti, coglie che certe cose si dicono meglio con un altro tipo di sguardo matematico. E poi si pone il problema alla fine dell'articolo, ma come fare a implementare nella macchina stati discreti questi processi? Che devo fare? Perché così si fa scienza. E ha capito che oggi scienza si fa in quel modo. Il problema è saper fare il gioco fra i due, e lui proprio a questo accenna. L'analisi riguarda principalmente l'insorgere dell'instabilità. Tale sistema, benché possa essere originariamente piuttosto omogeneo, può successivamente sviluppare un pattern o una struttura dovuta ad una instabilità dell'equilibrio omogeneo, che è causata da una perturbazione aleatoria. Ecco, vedete? Il suo sistema è quello deterministico, ovviamente, un'evoluzione deterministica non lineare. Quel che gli interessa, tutta l'analisi, si baserà su queste nozioni eminentemente alla Poincaré, quelli che Poincaré individua essere fondamentali nella dinamica, l'originalità, che sono appunto essere all'insorgere dell'instabilità. Il processo è lanciato da una perturbazione aleatoria. La presenza di irregolarità, incluso fluttuazioni statistiche nel numero delle molecole che partecipano alle varie reazioni, risulterà, se il sistema ha un tipo appropriato di instabilità, nella scomparsa dell'omogeneità. Quindi si ha una deriva esponenziale lontano dalle condizioni di equilibrio. Bisogna sottolineare che la deriva lontano dall'equilibrio ha luogo in presenza di quasi ogni piccolo scarto dalle condizioni di equilibrio. Ecco appunto questa nozione che io credo l'inventi, l'exponential drift, che poi verrà soppiantata da sensibilità alle condizioni iniziali in modo molto rigoroso. È un peccato, cioè, sensibilità alle condizioni iniziali è una bellissima nozione, poi si articola in tre punti, c'è Cheruel dietro, 1970-71, quindi. Però, dico, introduce questo termine del tutto pertinente, perché in effetti è dovuto a degli esponenti, che si chiamano esponenti di Lyapunov, che appaiono nelle soluzioni dell'equazione. Cioè coglie il punto di dov'è l'origine matematica, cos'è che in matematica permette questa analisi della instabilità, che lo interessa. E perché lo interessa? Alcune conclusioni qualitative sugli effetti dei termini non lineari risultano nell'ampiezza che diviene infinita in tempo finito. Questo fenomeno si può chiamare di instabilità catastrofica. L'insieme delle reazioni considerate è tale che l'instabilità diviene catastrofica quando i termini del secondo ordine sono presi in considerazione, ovvero quando la crescita delle onde tende a rendere l'intero sistema più instabile che mai. Appunto, dunque, quelle equazioni descrivono un'azione, reazione, diffusione. Quel che interessa a Turing è come con un unico sistema di equazioni si diano una varietà di forme e che questa varietà delle forme è dovuta a questi effetti aleatori al di sotto del misurabile, per via della instabilità intrinseca del sistema. La nozione di catastrophic instability, pure guardando da vicino il sistema, in realtà è quella che si chiama una transizione critica. Se pensate che non esistevano analisi all'epoca e lui si inventa un nome, la fisica delle transizioni critiche, diciamo, data di 30 anni, dati 30 anni, e lui ha l'intuizione che avviene qualcosa di molto importante. A un certo punto, insomma, il fatto che vi sia la divergenza di una qualche derivata, e secondo l'ordine della derivata la transizione critica prende un nome diverso, fa cambiare totalmente le simmetrie e quindi la conseguenza nella generazione delle forme. Di nuovo un'intuizione matematica profondissima che avrà sviluppi, diciamo, grosso modo solo 30 anni dopo. Ecco qui alcuni esempi, ovviamente resi su un computer, in cui però l'iterazione all'identico sarebbe quello che contrasta col fenomeno fisico. Lo stesso sistema a destra, gli stessi sistemi di equazioni danno luogo per minime perturbazioni a forme molto diverse. È proprio quello che Turing cerca di raccontare. Applicazioni al vivente dove le condizioni al contorno, qui non ci sono condizioni al contorno, sono sul piano, dove le condizioni al contorno restringono la variabilità possibile ma comunque danno una notevole variabilità nella costruzione delle forme.
sono proprio i tipi di applicazioni che sono stati i più prossimi all'approccio di Turing. La cosa incredibile è che fino a alcuni lavori prima di Evelyn Fox Keller, fine degli anni 60, poi Gordon, inizi anni 70, questo articolo è stato veramente molto ignorato e trascurato. Poi è diventato importantissimo. Vincent Fleury in Francia, per esempio, sempre citando Turing, devo dire, e ne ha fatto sviluppi molto interessanti sulla generazione delle forme dei polmoni e del sistema vascolare, quindi passando a strutture più propriamente biologiche. Perché di nuovo Turing fa della chimica, azione e reazione, la diffusione dei morfogenici come agenti di colore nelle cellule, certo, nelle cellule del vivente, ma come agenti chimici di colore. E di nuovo, quali sono i punti cruciali? Lasciatemi tornare brevemente su questo. Il fatto che si tratta di traiettorie all'equilibrio, di certo, come con Poincaré, ma che sono instabili. E questa instabilità dà luogo a delle rotture di simmetria che sono all'origine di pattern diversi. È la varietà, la diversità che interessa a Turing. E quindi il ruolo dell'aleatoria, come lui dice più volte, ricordate, fluctuations, perturbations, elementi cioè al di sotto della misura e quindi che si manifestano macroscopicamente con fenomeni definiti aleatori. E infatti lui continua. Questa rottura di simmetria o di omogeneità può essere illustrata dal caso di cellule che hanno originariamente lo stesso o quasi lo stesso contenuto e che poi differiscono con una deriva esponenziale. Ci sono state applicazioni recenti, e di Gordon, che di nuovo cita ancora Turing, è sorprendente, su la sensibilità ai contesti geometrici delle cellule nella differenziazione tissitulare, basate appunto sul sistema di equazioni inventato da Turing. Ora, vedete, qual è il nodo? Lui si rende conto che c'è questa continuità che entra in modo essenziale nell'intelligibilità e utilizza queste dinamiche continue, come le chiama, proprio per parlare di instabilità, criticità, rotture di simmetrie. È perfettamente cosciente, e questo dà dei grossi problemi di implementazione, e si ripromette alla fine dell'articolo di lavorarci. Purtroppo sappiamo che inizierà poco dopo il processo e poi il suicidio. Di lavorarci, perché sa bene che il calcolo scientifico ha assolutamente bisogno, ma sa bene che lì c'è un problema, che la sua macchina ha stati discreti, l'ha detto più volte, assolutamente non ha queste proprietà in sé, bisogna quindi riuscire a trovare il modo di fare un'imitazione adeguata. E questo lo fa in una maniera molto originale. Deve poter essere possibile, tuttavia, trattare alcuni casi particolari in dettaglio con l'aiuto di un computer digitale. Lo svantaggio essenziale del metodo è che si ottengono risultati per casi particolari. Il nodo evidente è che Turing è perfettamente cosciente che il discreto non è un'approssimazione del continuo. Dio mio, questo è vero su un'immagine statica, uno fa tanti più pixel, ma appena c'è una dinamica, appena c'è un po' di linearità, le traiettorie divergono. Lui lo sa, e dirò che poi ci sono dei grossi teoremi che garantiscono una correlazione. Purtroppo sono di molto tempo dopo, quindi certo non avrebbe potuto usarli, il teorema di Shadwin per esempio, quale dà una correlazione ma all'inverso di quella ingenua, intuitiva che uno pensa. I teoremi di Shadwin dicono che in dinamiche non lineari iperboliche, e che sono poi per di più una classe abbastanza ristretta, ogni traiettoria discreta può essere approssimata da una continua. Attenzione, in contrario. Questo è molto importante perché dice che la traiettoria discreta che uno ha sullo schermo di una turbolenza non è insensata dal punto di vista della matematica del continuo, che ce n'è una continua che la prossima. Ma è falso il viceversa. Non è affatto vero che ogni traiettoria continua possa essere approssimata da una discreta. Di nuovo, perché il discreto, il fare un risultato arrotondato, un valore input arrotondato, fa rapidamente divergere la traiettoria discreta rispetto a quella continua. Ovviamente il problema lo sanno bene chi lavora in analisi numerica, e forse perché le mie prime esperienze come assistente qui a Pisa sono state proprio di analisi numerica, è il grosso problema dell'inevitabilità dell'uso della macchina, però dell'interfaccia che si presenta con le rappresentazioni del continuo. Attenzione, non è che io sto dicendo che il mondo qui è discreto o è continuo, il mondo è quello che è. Quello che sto dicendo è che Turing coglie perfettamente che queste due immagini diverse che diamo del mondo dal punto di vista scientifico
con il discreto e con il continuo hanno bisogno entrambe di essere portate avanti, e lui le porta avanti tutte e due, e che il dialogo fra i due è una vera sfida scientifica. E appunto il problema di un'implementazione di questi sistemi, che lui esplicitamente pone come difficile alla fine del suo articolo, è un nodo centrale. I miti della mente computazionale, dell'universo computazionale, gli sono totalmente strani. Vi ricordate come dice? Il cervello non è assolutamente una macchina a stati discreti. E l'universo, per carità, l'elettrone, la variazione della posizione dell'elettrone che ammazza un uomo un anno dopo, il fenomeno cioè impredittibile, è proprio, è descrivibile con una dinamica del continuo. È una questione di immagine, di organizzazione del mondo diversa che Turing coglie pienamente. Poi ci potranno dare interpretazioni funzionaliste, uno dice funzionalmente quello sarà una buona o cattiva imitazione. Certo, riportiamolo al problema scientifico, cioè il fatto di che cosa vuol dire fare simulazione sia di processi naturali in sé, direttamente, sia passando attraverso, quando questo c'è, quando fa comodo, le rappresentazioni della matematica del continuo. E questa è l'audacia di Turing. Lui che ha inventato questo universo computazionale nel modo più coerente e forte, quello più accessibile, la macchina di Turing, ha il talento di rivolgersi a un altro universo concettuale, appoggiarsi su un altro risultato negativo, quello di Poincaré, utilizzare appieno l'interesse di conoscenza del processo fisico che deriva da quei sistemi non lineari e poi porre il problema del dialogo scientifico, della simulazione, realmente. Questo in articoli scientifici, non di divulgazione. Come dicevo, questi diversi articoli, che sono una cascata di un percorso in 20 anni, assolutamente straordinario, in cui l'inventore, guardate, per di più, l'inventore della distinzione hardware e software, perché questa è l'altra invenzione chiave di Turing, cioè il fatto che nella macchina distingue fra la parte hardware, matematicamente non la realizza, matematicamente distingue fra la parte hardware e le istruzioni. Credo che sia il primo a fare questo passaggio, già c'erano idee un po' da Babbage e così, però diciamo lui lo matematizza in maniera completa. Lui che ha inventato questo, nella morfogenesi, fa un'analisi in cui, diciamo così, il calcolo, comunque la dinamica, è totalmente nelle deformazioni della materia. Non c'è nessun software, lui lo rifiuta perché è contro l'idea della codifica, è contro, in particolare, credo che Sara ci rivelerà, la centralità dei cromosomi, per esempio, dovuta alla nuova sintesi di Huxley degli anni 30, la nuova sintesi dell'evoluzione. È contrario a questo, lo racconta Gandhi, se non sbaglio, e vuole che la dinamica formativa avvenga intrinsecamente nel materiale. Lui che ha distinto fra hardware e software, cioè è capace di cambiare totalmente sguardo, e poi dice, ma adesso però io devo implementarlo con una macchina in cui distingo fra hardware e software. E questo, direi, è una capacità critica di pensiero scientifico critico e permanentemente originale. Appunto, come vi accennavo, si scrive in questo in una tradizione molto ricca, che in realtà rimonta a Goethe, al dibattito poi in Francia fra Cuvier e Geoffroy Saint-Hilaire. Cuvier, il performazionista, Geoffroy Saint-Hilaire, la dinamica delle forme, Goethe, che va ad assistere al dibattito all'Accademia delle Scienze, questi due ex allievi di Lamarck, e da allora continua questo dibattito all'interno della teorizzazione in biologia, e Turing, che è proprio quello della macchina, il programma, eccetera, che si schiera totalmente col filone Goethe, Geoffroy Saint-Hilaire, e poi Darcy Thompson, Waddington, eccetera, quindi contro il performazionismo e contro in particolare questa reinterpretazione dell'evoluzione, che oggi diciamo ormai sempre meno attendibile, che è totalmente centrata sulla dinamica sussidente dei cromosomi. Alcuni riferimenti, ci sono questi cosiddetti classici di Hodge. Devo dire, il primo è un po' sorprendente, perché Turing lavora 6 anni, anche se non all'inizio, non a tempo totale, sulla morfogenesi, lì è descritta appena in poche pagine, insomma, quando invece è un contributo, io credo, matematicamente di analogo rilievo, poi è vero di meno impatto sociale, ma importantissimo. Poi un po' meglio nel secondo libro, poi c'è questo librino delizioso di Jean Lassègue, un mio collega a Parigi, con cui appunto ho collaborato in quest'ultimo articolo,
è un mio scritto più o meno pertinente. Personalmente ho scoperto solo posteriormente l'influenza di questo ruolo in particolare delle instabilità dinamiche e delle rotture di simmetria in alcuni articoli recenti, cui non faccio riferimento a Turing perché onestamente non conoscevo i dettagli, sapevo l'esistenza dell'articolo, ma non conoscevo i dettagli, e in cui effettivamente apre la pista a qualcosa di oggi estremamente importante, che è il ruolo dell'aleatorio nelle dinamiche biologiche, dalla espressione stocastica dei geni appunto ai lavori che ci sono oggi sempre più sulla morfogenesi in termini dinamici, e con grande mia sorpresa che moltissimi riferimenti a Turing. Vi devo confessare che una decina di anni fa un collega biologo mi disse: sai, io lavoro a certi aspetti matematici della morfogenesi seguendo le linee di un matematico inglese, Alan Turing, lo conosci? E io dico, sì, ecco. Ma lui non sapeva niente dell'altro versante, cioè questo per dire l'ampiezza e l'originalità del personaggio. Ok. L'applauso era per tutti e due. Ci sono domande, osservazioni, commenti? Sì. Allora, io lavoro su basi di Gröbner, cioè sostanzialmente risoluzioni di sistemi di equazioni polinomiali non lineari. In un certo senso sono algoritmi laplaciani, perché usiamo aritmetica a precisione illimitata sui razionali. È molto interessante vedere che ci sono tutti gli stessi fenomeni caotici e imprevedibili che accadono invece in queste equazioni differenziali su continuo. Questo è un fenomeno molto interessante, di cui io al momento so molto poco, ma che mi interesserebbe molto approfondire. Dov'è che si sono rivitalizzate queste cose? Dopo il lavoro di Lorenz, no? Il quale vedi sul plotter gli attrattori, eccetera. In nessun posto, come sulla macchina, stati discreti, si vede una turbolenza, un attrattore. Cioè. Attenzione però, che se uno fa restart con le stesse identiche condizioni iniziali, che è possibile per quella macchina stati discreti, ottiene esattamente la stessa turbolenza, vero? Esattamente la stessa. Ecco, e questo non ha senso fisico. Perché in fisica stesse condizioni iniziali vuol dire a meno dell'intervallo della misura, la fisica classica e relativistica. E quindi vuol dire che se uno rifà un processo fisico qualsiasi stesse condizioni iniziali, se questo è qualche po' sensibile alle condizioni iniziali, il processo in linea massima è diverso. Quindi ovviamente nella macchina stati discreti, certo, lo puoi. Tu devi modificare, ah no, in fisica o nella macchina? No, aspetta, in fisica stesse condizioni iniziali le puoi definire modulo un intervallo. È perché la misura come intervallo è un principio della fisica, non è un accidente. Perché la fluttuazione, almeno che la termica, fa parte dell'indecidibilità della misura. L'approssimazione della misura, che è sempre un intervallo. E l'osservazione di Poincaré è dire quello che succede sotto questo intervallo mi va a dare la determinazione. Ed è vero, nel senso, se uno prende un qualsiasi processo fisico che descriviamo noi dal punto di vista matematico come non lineare, quello non rifà lo stesso percorso. Si addifica. Due nozioni diverse di stesso, perché sono spesso nel senso di tempo. Certo. Sono spesso nel senso di certo, la differenza è tutta lì. Ma questo non è possibile, è teoricamente non possibile, mentre la macchina non solo è teoricamente possibile, ma lo si fa. Uno fa restart e fa esattamente la stessa turbolenza. Queste immagini che differiscono, uno rifà esattamente le stesse. Poi si può fare l'imitazione, cioè uno c'ha il cugino nella stanza accanto che cambia il sedicesimo digit, allora la macchina disvela, e questa è la forza della cosa. Noi sappiamo farla, l'imitazione. Perdiamo totalmente la causalità, l'insight dato dalla dinamica del continuo, il quale dice ho un'intrinseca impredittibilità, perché la cosa è predittibile, c'è il cugino nella stanza accanto che gli cambia la sedicesima digit, oppure per esempio un'altra bellissima imitazione che fanno i colleghi in turbolenza, non so se lo fate voi, comprano una chiave USB a Ginevra che ha lo spin up, spin down di un elettrone.
quello sì che è aleatorio, lo mettono, quindi quando cambiano e riavviano il processo, quello spin down gli cambia la sedicesima cifra decimale e ovviamente il processo va in maniera diversa, il che dà un notevolissimo insight sulla sensibilità del processo, non c'è dubbio, ma bisogna sapere quel che si sta facendo. C'è dal punto di vista concettuale dell'analisi matematica una differenza radicale che Turing coglie perfettamente. Ciò non toglie che bisogna fare, e solamente così si vedono queste cose. Il povero Poincaré, c'è quella pagina straordinaria in cui gli dice, racconta come ci siano queste curve che si intersecano infinite volte senza mai sovrapporsi, dice che io non posso disegnare, e lui lo capisce dalla questione dei piccoli divisori, cioè ci sono dei divisori nella serie di potenze che la rendono non convergente, che diventano piccoli, quindi ci sono delle divergenze di detti coefficienti, e lui ne capisce il senso matematico. E poi quello che vi dicevo, il passaggio straordinario, dice: ah, questo vuol dire che con questo modello equazionale ho un'intrinseca impredittibilità del processo fisico, purché sia buono, dice Turing, purché il mio modello può essere sbagliato, dice Turing. Non dice sbagliato del gioco di limitazione, perché un gioco di limitazione non è sbagliato, semmai non funziona, è un'altra cosa. Ci sono altre domande? No? Sì? No? Ok, allora in questo caso ringrazierei ancora una volta Giuseppe. Credo che ci sia il caffè qua davanti, no? Nella sala.